termine di tutto e se avete la possibilità di trattenervi 2 minuti, ribadiamo alcune cose importanti per quanto riguarda le prossime semifinali che si svolgeranno il 14 aprile. Vi ringrazio ancora e lascio la parola all'onorevole Alessandro Battilocchio, che è anche presidente onorario delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, e ringrazio per la sua disponibilità a farci questa lezione. A te la parola, onorevole. Grazie Daniele, grazie a tutti i ragazzi dello staff Olimpiadi della Cultura e del Talento. Io sono il presidente onorario da tanti anni di questa iniziativa che rappresenta sicuramente ormai un evento importante nel panorama dei concorsi studenteschi in Italia. Quest'anno, purtroppo anche l'anno scorso, a causa della pandemia abbiamo dovuto un po' reinventare alcune modalità, però ecco, siamo già in azione, ovviamente sia per le semifinali che per le finali che svolgeremo nelle modalità consentite e poi per l'edizione dell'anno prossimo, che sarà ancora più carica di novità e di cose belle. Quindi ecco il mio ringraziamento al team dell'organizzazione, che è un po' il cuore di questa manifestazione, che nasce da un gruppo di giovanissimi ragazzi che si sono messi in gioco e hanno lanciato il cuore oltre, gettato il cuore oltre l'ostacolo, credendo appunto in questo progetto. E tra qualche giorno sarete chiamati diciamo, alle prove per le semifinali. E quindi un po' una nota dolente nel tempo è stato che i ragazzi su questa prova a volte hanno faticato, sulla prova di educazione civica hanno un po' faticato, e questo sicuramente è dovuto a tutta una serie di elementi e di fattori. E questa chiacchierata di oggi va un po' nella direzione di tentare di dare alcuni elementi ulteriori che vi possano dare una mano anche nelle prove delle semifinali. Io ecco, mi presento, mi chiamo Alessandro Battilocchio, sono stato in passato sindaco di Tolfa per 10 anni, la città che Grazie. ospita ormai da tanti anni le finali delle Olimpiadi della Cultura. E attualmente sono deputato eletto nella circoscrizione di Civitavecchia. In passato sono stato anche parlamentare europeo. È un po' la chiacchierata che faremo oggi sui meccanismi di funzionamento della nostra Repubblica. Si svolgerà appunto su questi 3 livelli: il livello centrale, il livello europeo e poi quello delle autonomie locali. È chiaro che quando parliamo di organizzazione dello Stato, il primo riferimento va alla nostra carta costituzionale, la nostra carta costituzionale che appunto è entrata in vigore, lo sapete, il 1º gennaio del 1948, è stata firmata nel dicembre del 1947 dall'allora presidente provvisorio dello Stato, capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Per la verità, ecco, facendo un piccolo passo indietro, sappiamo che il principe Umberto nel marzo del 1946, quindi al termine comunque della Seconda Guerra Mondiale, rispettò quelli che erano stati gli accordi del 1944 e favorì l'indizione di questo referendum che, come sapete, si è tenuto il 2 giugno del 1946. Una votazione importante anche perché per la prima volta c'è stato il suffragio universale, quindi anche le donne hanno partecipato al voto.
e c'è stato un risultato che per la verità, ha un po' diviso l'Italia in due blocchi anche allora. Perché? Perché nelle regioni del settentrione c'è stata una prevalenza abbastanza netta dei voti per la Repubblica, mentre nel meridione c'è stata una prevalenza altrettanto netta di voti per la monarchia. Se qualcuno di voi verrà in visita alla Camera, nella Sala della Lupa, che è una delle sale più belle di Palazzo Montecitorio, il 18 giugno del 1946 alle ore 18 la Corte di Cassazione proclamò i risultati di quel referendum, e in quella sala, è proprio contenuto il verbale originale dei risultati relativi ai risultati di quel referendum. Ebbene, troviamo una Italia che era sostanzialmente divisa in due. Io, ecco, poi magari lo rigiro a Daniele, questa è solamente una copia di quei dati, però per esempio troviamo che in Lombardia la Repubblica ottenne 2.270.000 voti, la monarchia 1.275.000, quindi una prevalenza nettissima. Andando invece nel meridione, troviamo per esempio in Campania la Repubblica 435.000 voti, la monarchia 1.427.000 voti. Quindi ecco, era un'Italia molto divisa quella uscita dal referendum istituzionale del 1946. Che scelse la Repubblica con uno scarto di circa 2 milioni di voti, e che portò anche alla elezione dei 556 padri costituenti, quindi membri dell'Assemblea Costituente. Al loro interno sono state elette, tra questi 556 membri sono state elette 21 donne. Ora, sempre se qualcuno di voi verrà alla Camera, c'è tutta un'ala che è stata allestita dalla precedente presidente della Camera, dalla Boldrini, che è dedicata proprio alle 21 donne della Costituente, perché sicuramente, ecco, dietro a ciascuna di esse c'era una storia bella di impegno e di partecipazione. Quindi nel giugno del 1946 inizia questo percorso bellissimo, appassionante, di redazione della Carta Costituzionale, che vede ovviamente tutti i partiti rappresentati e presenti attraverso i loro membri che partecipavano ai lavori della plenaria e ai lavori delle varie sottocommissioni. E ecco, se voi avete letto la nostra Costituzione, dietro ad ogni articolo c'è un meccanismo laborioso di sintesi e a volte di compromesso tra tutte quelle che erano le varie anime rappresentate all'interno dell'Assemblea Costituente. Su alcuni articoli in particolare ci fu un confronto anche piuttosto acceso tra le varie anime rappresentate in quell'Assemblea Costituente, che però poi portò ad una sintesi complessiva. Sapete che i primi articoli della Costituzione, i primi 12 articoli della Costituzione, sono i cosiddetti principi fondamentali. Qui vi do un suggerimento: studiate bene anche in vista delle prove questi primi 12 articoli della Costituzione, che sono un po' la cornice all'interno della quale si svolge tuttora la vita democratica del nostro paese. Ebbene, dovete sapere che su ogni parola venne soppesata e venne studiata con grande attenzione. Perché? Perché comunque c'erano varie visioni anche della società che si andavano confrontando.
tra questi articoli, probabilmente, se voi vorrete approfondire questa tematica, probabilmente l'articolo che è stato oggetto di maggiore interesse e di maggiore studio è stato proprio l'articolo 7 della Costituzione, in base al quale lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Questo fu un articolo che portò ad un confronto importante e anche aspro fra due visioni del mondo che erano rappresentate da un lato dalle tesi della Democrazia Cristiana e dall'altro dalle tesi del Partito Comunista e del Partito Socialista. Ebbene, si trovò una sintesi che per la verità venne votata non a larghissima maggioranza, perché venne votata da 350 deputati, quindi compresi democristiani e comunisti, e non venne votata invece dai socialisti, dai repubblicani e da altri. Quindi, se io dovessi pensare ad un articolo emblema del compromesso tra diverse visioni che si incontravano per fare un passo in avanti insieme, penserei sicuramente a questo articolo 7. Poi ecco, studiando anche il lessico dei vari articoli, è possibile indubbiamente in alcuni casi creare cioè riscontrare più l'evidenza di un intervento della Chiesa. Basti pensare, ecco, al fatto che in Costituzione viene citata la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, altri che invece hanno una provenienza più laica. Basti pensare all'articolo, anche l'articolo 1 venne molto discusso, quindi l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, tutta la parte dei diritti, dei rapporti economico-sociali che comunque rappresentano un qualcosa di importante. Tra l'altro la precedente Costituzione di riferimento, lo Statuto Albertino, era una Costituzione cosiddetta breve. Nel caso della Costituzione del 1948 invece abbiamo un'attenzione maggiore a tutti gli ambiti della vita della società, con ben 139 articoli che appunto vanno dai principi fondamentali che abbiamo visto sono articolo 1, 12 della Costituzione, una prima parte legata ai diritti e i doveri dei cittadini, divisa poi in diversi titoli, quindi rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e i rapporti politici, ed una seconda parte, anch'essa divisa in titoli, che invece ci parla dell'ordinamento della Repubblica. Poi abbiamo gli articoli di chiusura, che ovviamente sono l'articolo 138 e l'articolo 139, che ci parlano dei meccanismi possibili di revisione costituzionale. Bene, io ecco, su questi articoli magari poi potremmo fare degli approfondimenti così specifici, anche sulla base di vostre domande. Io ecco, essendo parlamentare italiano, mi concentrerei un po' su quelli che sono gli articoli legati al Parlamento, quindi ai meccanismi di funzionamento del nostro Parlamento. Innanzitutto sappiamo che in Italia il Parlamento si compone di due camere, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati. Quindi diciamo che siamo in presenza di un cosiddetto sistema bicamerale perfetto. Sistema bicamerale perfetto perché un atto per diventare legge necessita dell'approvazione nell'identica maniera di entrambe le Camere. Nel momento in cui ci sono delle modifiche in una Camera, quell'atto così modificato deve ritornare all'altra Camera, in quel meccanismo che è stato chiamato anche delle navette, perché appunto a volte si passa
dalla Camera al Senato e viceversa, perché ovviamente si vuole garantire un controllo tra le due Camere. Per la verità, diciamo, questo è oggetto anche di tante discussioni nel dibattito politico quotidiano. Le due Camere che in sostanza portano avanti lo stesso lavoro. Ora, le grandi differenze tra la Camera e il Senato in realtà non ci sono. C'è una differenza nel numero, quindi 630 deputati, 315 senatori più i senatori a vita. Poi c'è stato è stata approvata la legge costituzionale che porta ad una riduzione del numero dei parlamentari, quindi dalla prossima legislatura, che dovrebbe, diciamo, le elezioni dovrebbero tenersi nel 2023, dalla prossima legislatura avremo 400 deputati e 200 senatori. Quindi, da un lato, un differente numero di membri, dall'altro il fatto che, e questo è specificato nella Costituzione, all'articolo 57, il Senato è eletto su base regionale, quindi anche questa è una differenza con la Camera. Poi ci sono delle differenze per quello che riguarda l'elettorato attivo e passivo, quindi a che età si può essere eletti i deputati, 25 anni, a che età si può essere eletti i senatori, i 40 anni. Per il resto, diciamo, i meccanismi di funzionamento delle due Camere sono sostanzialmente identici, e probabilmente avrete sentito parlare di tentativi che sono stati fatti in passato per rivedere un po' questo meccanismo del bicameralismo perfetto. C'era stato, forse lo ricorderete, nella scorsa legislatura c'era stato il Renzi che aveva tentato una riforma complessiva con una sostanziale abolizione del Senato e la sostituzione del Senato con una sorta di Camera delle autonomie, però questo meccanismo, questo progetto non ha superato il vaglio del referendum popolare. Ora, quindi Camera e Senato. In realtà Camera e Senato hanno sulle loro spalle in particolare una funzione, che è la funzione legislativa. Sapete che ovviamente la funzione legislativa è in capo al Parlamento, non solo, anche al governo, ai cittadini, attraverso meccanismi che sono indicati in parte dalla stessa Costituzione. Per la verità, io vi devo dire che le regole che sono indicate all'interno della Costituzione per la formazione delle leggi sono state un po' modificate dalla prassi, e in particolare si parla negli articoli 70 e seguenti, si parla della formazione delle leggi. Ora, secondo me, soprattutto l'articolo 77 della Costituzione è stato molto modificato dalla prassi parlamentare, perché l'articolo 77 della Costituzione è quello che si riferisce ai decreti legge, e quindi sul decreto legge viene specificato che in condizioni straordinarie di necessità e di urgenza il governo ha la possibilità di emanare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, e poi deve ovviamente inviarli alle Camere per la conversione, che deve avvenire entro 60 giorni, pena la decadenza dell'intero provvedimento. Ora, se avete seguito le mie parole, in casi straordinari di necessità e di urgenza, quindi diciamo la Costituzione dà
costruisce una cornice piuttosto netta nel dire casi straordinari di necessità e di urgenza. In realtà c'è stata, si è fatta, ha preso in largo una prassi, un po' seguita da tutti i governi, di utilizzare in maniera diciamo piuttosto continua questi decreti legge che poi vengono convertiti dalle Camere. Questo ha portato un po' a una trasformazione del meccanismo legislativo così come era impostato all'interno della carta costituzionale. Stessa cosa vale per i decreti legislativi di delegazione legislativa, quindi articolo 76 della Costituzione. Quindi la cosa che voglio con questo indicare è il fatto che la Costituzione a volte riceve delle, possiamo chiamarle, interpretazioni estensive nella prassi parlamentare. Quindi nel momento in cui si segue una determinata procedura, quella poi diventa prassi parlamentare e rappresenta una interpretazione estensiva. Su questo caso, sul caso dei decreti legge, secondo me diciamo c'è ormai qualcosa di molto consolidato. Abbiamo parlato anche della possibilità di revisione della carta costituzionale. Bene, su questo il legislatore costituente, i padri costituenti hanno diciamo indicato all'articolo 138 e poi all'articolo 139, hanno indicato alcune modalità per rivedere la Costituzione, perché la Costituzione comunque è una Costituzione che deve essere viva, che deve essere attuale, che possono essere, diciamo, può essere ovviamente modificata, però i costituenti hanno indicato una procedura che viene chiamata in gergo una procedura aggravata per, diciamo, limitare anche la possibilità di modificare la Costituzione. Quindi l'articolo 138 ci parla della possibilità di rivedere la Costituzione attraverso l'approvazione, la doppia approvazione delle Camere ad una distanza di non meno di 3 mesi. E se non c'è una maggioranza di un certo tipo qualificata nella seconda approvazione, abbiamo la possibilità che possa essere richiesto un referendum confermativo. Parliamo di un qualcosa che è accaduto nei mesi scorsi. Perché? Perché comunque è stata approvata proprio la legge costituzionale di cui parlavamo prima sulla riduzione del numero dei parlamentari. Questa legge costituzionale è stata approvata in seconda lettura prima dal Senato e poi dalla Camera, poi nuovamente dal Senato e dalla Camera, ma un quinto dei senatori ha richiesto il referendum. E se ricordate, si è tenuto questo referendum lo scorso anno, nel mese di settembre, che ha portato alla conferma di quello che era stato appunto l'input proveniente dalle Camere. E quindi a quel punto la legge costituzionale è diventata la legge di revisione costituzionale è diventata pienamente operativa e noi avremo appunto dalla prossima legislatura una riduzione del numero dei parlamentari che appunto siederanno a Montecitorio e a Palazzo Madama. Ora, e poi passiamo diciamo un po' a parlare di Europa, nelle scorse edizioni delle Olimpiadi della Cultura io ho avuto il grande privilegio di ospitare per un giorno, per quella iniziativa che abbiamo chiamato un giorno da deputati, ho avuto l'opportunità e il privilegio di ospitare
i vincitori della prova di educazione civica delle macro aree, quindi un ragazzo, una ragazza del sud, uno del centro e uno del nord. E vedremo anche in questo anno, poi con Daniele e gli altri organizzatori decideremo insieme le modalità, perché vorrei replicare ovviamente con le possibilità legate ovviamente all'evolversi della situazione, però vorrei ospitare i ragazzi, i appunto vincitori di questa prova di educazione civica, anche perché ho visto che poi hanno riportato all'interno delle loro scuole questa esperienza, che appunto ha creato un interesse ed una curiosità molto positiva. Quindi ecco, vi faccio anche su questo in bocca al lupo. I ragazzi vincitori saranno coinvolti in questa giornata in Parlamento al mio fianco. Tutto quello che abbiamo detto da più o meno da pochi anni dopo la nascita della Repubblica, tutto quello che abbiamo detto si inserisce all'interno di un quadro più ampio. Il quadro più ampio è legato alla nostra appartenenza all'Unione Europea. Io sono stato parlamentare europeo, ho rappresentato l'Italia al Parlamento europeo dal 2004 al 2009, e io vi devo dire che anche rispetto ad allora l'importanza che ha assunto la dinamica comunitaria sulle vicende nazionali è una dinamica, è una importanza che è via via crescente nel tempo. Innanzitutto dobbiamo dire, e questo lo dobbiamo magari sottolineare anche con un certo orgoglio, che noi siamo stati sin dall'inizio parte di questo grande progetto, che è il sogno della costruzione di una integrazione europea. Sin dal 1951 abbiamo partecipato al trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ma soprattutto 1957 i trattati di Roma con i sei paesi hanno dato il via a quel percorso virtuoso, positivo, che ha portato sicuramente prosperità al nostro continente. Quindi 1957 con i trattati di Roma è stato poi l'avvio reale di questo progetto, che appunto aveva visto i padri costituenti, in questo caso dell'Unione Europea, Spinelli e Schumann, che dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale decisero che bisognava cambiare rotta e quindi bisognava avviare un percorso di sintesi e di condivisione. Un progetto che, sapete, partito con sei stati, ha visto in tutta una serie di step successivi un allargamento a tutta una serie di altri paesi. Quindi si è iniziato nel 1973 con Danimarca, Irlanda e Regno Unito, 1981 Grecia, 1986 con Spagna e Portogallo, che uscivano da difficili situazioni di dittatura, l'abbiamo avuto 1995 Austria, Finlandia e Svezia, 2004 un anno importantissimo perché entrano 10 nuovi paesi, alcuni dei quali tra l'altro provenienti dall'ex blocco, che gravitava sotto l'influenza sovietica, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, e alcuni paesi provenienti dall'area del sud, e mi riferisco in particolare a Malta e Cipro. Successivamente nel 2007 abbiamo avuto Bulgaria e Romania, e nel 2013 la Croazia, che era il 28esimo stato. Quindi un percorso di crescita, di allargamento, di rafforzamento, che però, come sapete, ha subito
una battuta d'arresto importante, ha subito una battuta d'arresto importante con la fuoriuscita della Gran Bretagna, quindi della Gran Bretagna, che è stato il primo stato dal 1957 che ha deciso di fare un passo indietro rispetto a questa idea di condivisione. E questo sicuramente è stato un momento difficile per l'Unione. Sapete che il Parlamento europeo si è rinnovato nel 2019, anche la Commissione con la Presidente von der Leyen si è rinnovata nel 2019, ma sicuramente da un punto di vista istituzionale l'uscita della Gran Bretagna ha rappresentato un momento diciamo nodale di crisi. Ci sono tutta una serie di nuovi paesi che sono paesi candidati, probabilmente il paese più vicino all'adesione in questa fase è la Macedonia del Nord, che ha portato avanti con successo i capitoli legati al meccanismo di adesione e che ha ottenuto negli ultimi mesi un sostanziale via libera anche rispetto al veto, che era un veto esistente e importante da parte della Grecia. Questo è stato superato con un accordo sul nome, perché lì c'era un problema importante su alcuni aspetti territoriali. Ci sono altri paesi che si stanno avvicinando all'Unione Europea, soprattutto nell'area balcanica, in particolare stanno facendo dei progressi importanti la Serbia e anche il Kosovo, stati che fino a pochi anni fa si sono combattuti, perché sapete che in Kosovo 1999 è stata l'ultima vera guerra combattuta all'interno del suolo europeo. Ebbene, questi paesi insieme stanno facendo un percorso di adesione. L'Albania sta facendo un percorso di adesione, poi sapete che c'è sempre una questione legata al possibile ingresso della Turchia, che ha iniziato ad essere paese candidato già alla fine degli anni Ottanta, però io credo che sulla Turchia siamo in una situazione di sostanziale stand-by e una situazione che si è sostanzialmente arenata. Io vi dico che rispetto alle dinamiche comunitarie, e qui mi ricollego a 1957, noi dobbiamo probabilmente avere una maggiore convinzione nel rivendicare con orgoglio che siamo stati proprio uno dei paesi che ha dato il via a questo sogno. E per la verità negli anni abbiamo anche perso alcune posizioni, perché abbiamo avuto la tendenza a considerare l'Europa come un qualcosa di lontano, come un qualcosa di distante. E per la verità in molti casi abbiamo perso dei treni importanti che in parte non torneranno più. Io credo che invece l'Europa su molti aspetti vada sicuramente migliorata, ma ha raggiunto dei risultati importanti. In questa fase difficile legata alla pandemia, io credo che l'Europa stia dando un contributo molto importante. Sapete, tutto il meccanismo del Recovery Fund, che è legato a delle decisioni che vengono prese a Bruxelles, quindi ecco, io spero che in futuro ci sia un ruolo sempre più importante dell'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea, all'interno delle dinamiche di Bruxelles e di Strasburgo. Però ecco, se dobbiamo parlare dei,
meccanismi di funzionamento diciamo, della vita quotidiana del nostro paese, non possiamo prescindere dagli enti locali, che probabilmente sono poi gli enti di maggiore prossimità, che voi probabilmente conoscete anche meglio. In particolare, io credo che un ruolo basilare, crescente, anche in questa fase così difficile, è quello che portano avanti i comuni. Sapete che in particolare dal 2000 il ruolo dei comuni è stato molto rafforzato, il ruolo dei sindaci è stato molto rafforzato con un meccanismo che è contenuto all'interno del testo unico degli enti locali, quindi il decreto legislativo 260 del 2000 ha portato alla cosiddetta elezione diretta del sindaco, che diventa anche formalmente il capo della comunità locale, con dei poteri che sono dei poteri importanti, perché sta a capo della sicurezza, della sanità e dell'amministrazione della comunità locale. Quindi il testo unico degli enti locali indubbiamente ha ridisegnato il ruolo e la funzione dei comuni, e tra l'altro ha portato a qualcosa che, diciamo, da un punto di vista del diritto amministrativo è una novità molto importante, perché ha portato ad una separazione tra ruolo della parte politica e ruolo della parte dirigenziale. Quindi all'interno della macchina comunale, da un lato abbiamo la parte politica che fornisce gli indirizzi e gli obiettivi, e dall'altro c'è la parte invece dirigenziale, con i dirigenti che hanno il compito di portare avanti le indicazioni, le linee guida che vengono impartite dalla parte politica, ovviamente seguendo dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione. Oltre a questo, sapete, oltre al comune, che probabilmente un ente che voi conoscete e conoscete bene anche sui vostri territori, abbiamo avuto l'introduzione anche all'interno della Costituzione, per esempio, delle città metropolitane che si sono create attorno alle grandi città del nostro paese con la legge 56 del 2014, la cosiddetta legge del Rio, che ha introdotto le città metropolitane. In passato, fino a questa data, abbiamo anche avuto in Italia le province come enti territoriali. Adesso hanno sostanzialmente perso la loro possibilità di azione, quindi sono un cosiddetto ente territoriale di secondo grado. Un ruolo molto importante è quello che svolgono le regioni. Bene, noi abbiamo avuto nel 99, poi è diventato definitivo nel 2001, una riforma importante del titolo quinto della Costituzione, che è quello appunto sulla funzione, sul ruolo delle regioni. Ebbene, questa riforma complessiva ha portato a una modifica di diversi articoli della Costituzione, in particolare 114, 117, 118 e 119. Si è sicuramente rafforzato il ruolo delle regioni, anche se, e lo sentite anche questo nel dibattito quotidiano e nei talk show, molto spesso c'è la richiesta di una maggiore autonomia e di maggiori poteri che devono essere dati ai territori. Questa è una discussione in corso, una discussione sicuramente positiva, con degli aspetti che ovviamente vanno sicuramente approfonditi. Ora, è chiaro quindi che per funzionare il
questo meccanismo deve vedere una sorta di sinergia nel senso etimologico del termine, quindi un lavorare insieme dei vari livelli di governo che abbiamo indicato, quindi partendo dal locale fino al regionale, il legislatore nazionale e l'ambito comunitario. Quindi dovrebbe esserci questa sinergia virtuosa che, devo dire, secondo me in questo periodo in parte abbiamo visto su alcuni temi e su alcuni provvedimenti. Però ecco, io credo che poi l'obiettivo per un funzionamento ottimale di questo tipo di meccanismo è appunto creare le condizioni per una collaborazione, per una interazione tra i vari livelli di governo nel rispetto delle competenze di ciascun livello, che vengono per la verità indicate appunto dalla Costituzione in alcuni casi e in altri casi dalla legge. Quindi ecco, un po' questo è il senso della chiacchierata che volevo fare con voi. Abbiamo visto velocemente tanti aspetti, però ecco, l'elemento centrale è quello sulla Costituzione, perché secondo me la nostra Costituzione, ancora pur avendo ormai qualche anno, è ancora assolutamente molto attuale. Quando i tre ragazzi vincitori verranno a Montecitorio, vi porterò anche in alcuni dei luoghi della Costituzione, dalla sala della Lupa alla sala della Regina, dove viene conservata una delle copie originali della Costituzione. E diciamo, ecco, concludo con una frase del Calamandrei, che secondo me è molto bella, che ci dice che dietro ogni articolo della Costituzione dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. E questo deve essere un po' lo spirito che deve animare appunto il nostro interesse verso la carta costituzionale, che va mantenuta. Grazie onorevole Battilocchio. E adesso, se è d'accordo, lasciamo spazio alle domande e agli interventi. Inizierei con, allora, intanto, se volete, chi vuole intervenire può prenotarsi cliccando sul tasto alza la mano. E con l'occasione, intanto saluto tutti gli amici del social collegati, cioè del nostro staff social, oggi rappresentato da Francesco Di Palma, che tra l'altro, quando ha partecipato alle Olimpiadi della Cultura, è stato uno dei vincitori della prova di educazione civica e ha passato una giornata insieme all'onorevole Battilocchio in Parlamento, e che Francesco sta seguendo in diretta nei nostri canali social questa lezione, e appunto chiedo a Francesco se ci sono domande che provengono dai nostri canali social. A te la parola, Francesco.
Allora, brevemente, innanzitutto saluto Francesco che è stato uno dei vincitori delle scorse edizioni, che poi tra l'altro si è molto appassionato in tutte le dinamiche e le tematiche parlamentari. Beh, si è molto parlato di questo abuso del DPCM e secondo me, ecco, al di là della polemica politica che qui non ci interessa, probabilmente è stato fatto un uso abbastanza improprio di questo strumento. Ora, se nella parte iniziale di questa emergenza era ampiamente giustificabile la cosa a causa appunto della contingenza così molto imprevista, probabilmente poi potevano essere utilizzati degli altri strumenti. Non a caso il governo, anche il precedente governo, negli ultimi mesi ha poi voluto coinvolgere in maniera più diretta il Parlamento attraverso il decreto legge. Io devo dire che questa è una cosa bella che va anche un po' nella direzione che indicavo prima, che in questa fase di pandemia c'è stata nella gran parte delle occasioni una grande collaborazione tra le forze politiche. Penso per esempio agli scostamenti di bilancio che sono stati generalmente votati in maniera unanime da tutto il Parlamento. Quindi su queste tematiche era sicuramente più indicato lo strumento del decreto legge e probabilmente il decreto del DPCM è uno strumento che va utilizzato con maggiore parsimonia in prospettiva. Allora, c'è qualcuno che vuole... Francesco, vuoi rispondere ancora alle altre cose da chiedere dai nostri canali social? Ok, nel frattempo se qualcuno vuole prenotarsi per fare domande all'onorevole... Allora, nel frattempo se si fa avanti per fare domande, ho una domanda io, onorevole. Allora, lei sappiamo che è stato il più giovane, se non erro, il più giovane sindaco d'Italia, il più giovane parlamentare europeo all'inizio appunto della sua carriera e ha iniziato proprio a ricoprire incarichi istituzionali, se non ricordo male, all'età di 19 anni, quindi sostanzialmente poco più grande dei ragazzi che partecipano alle Olimpiadi della Cultura e del Talento. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi che magari sognano o stanno pensando di intraprendere la strada politica e della rappresentanza istituzionale? Beh, ecco, non è che c'è una ricetta valida per tutte le situazioni, però ecco, io l'appello che faccio ai ragazzi innanzitutto è quello di occuparsi della politica, perché comunque la politica si occupa di voi e quindi voi con l'idea che scegliete, qualsiasi idea abbiate, è molto importante mettersi in gioco, perché no, partendo dall'ambito locale e poi, ecco, se rimane la passione e la voglia di crescere, anche affrontando delle sfide ai livelli superiori. Quindi partire dalla propria comunità locale, dal mondo dell'associazionismo, dal mondo dello sport, del volontariato, questi sono ambiti sicuramente importanti per fare politica, che poi la politica non è altro che la vita della polis, la vita della comunità. Io ho iniziato, ecco, facendo l'assessore alla cultura della mia cittadina di Dolfo, poi sono stato eletto sindaco per 10 anni, parlamentare europeo e poi parlamentare nazionale. Al tempo stesso ho portato sempre avanti una mia attività di formazione, perché io sono laureato, ho prima laurea
in giurisprudenza alla LUIS e seconda laurea in scienze politiche alla Sapienza, ed una mia attività anche personale nel campo della cooperazione internazionale. Quindi la cosa che consiglio è questa: essere presente all'interno delle proprie comunità locali, proseguire sempre il percorso di formazione che deve essere il vostro primo target, e avere anche una indipendenza, tra virgolette, dal punto di vista del lavoro, che vi rende sicuramente più liberi. E poi mettersi in gioco, perché a volte delle sfide che possono sembrare proibitive diventano realtà. Io quando sono stato eletto sindaco, ma forse ancora di più quando, contro tutti i pronostici della vigilia, sono stato eletto al Parlamento europeo, sicuramente erano sfide in partenza proibitive che poi, grazie a una serie di situazioni, si sono realizzate. Allora, si è prenotato per fare una domanda Lorenzo Zeno. Lorenzo, a te la parola, ti chiedo di accendere il microfono e telecamera. Sì, certamente. Io le volevo chiedere una cosa: dato che all'incirca un mese fa è stata votata la fiducia in Parlamento al governo Draghi, che così diventa ufficialmente il quarto governo tecnico della storia italiana, dopo il governo Dini, il governo Monti e il governo Ciampi, e abbiamo visto che ad esempio lo stesso Carlo Azeglio Ciampi è successivamente diventato anche Presidente della Repubblica, qual è la parte della Costituzione in cui viene dato questo potere al Presidente della Repubblica di nominare un Presidente del Consiglio, ed inoltre se esiste una limitazione a questo strumento, dato che come il tempo ci ha dimostrato è stato utilizzato principalmente in periodi abbastanza complicati, come appunto il periodo di pandemia che stiamo vivendo in questo momento. Bene, una domanda molto pertinente. Per la verità, nel caso di questo governo dobbiamo parlare di un governo tecnico, però con una presenza molto forte della parte politica, perché la gran parte dei ministri sono comunque indicazione dei partiti. Una cosa probabilmente importante che va detta è che il meccanismo costituzionale prevede per il presidente, sentiti tutti i vari gruppi parlamentari di Camera e del Senato, di dare il mandato alla personalità che, secondo il Presidente della Repubblica, ha maggiori chance, maggiori possibilità di formare una maggioranza parlamentare. Per la verità, si è arrivati al Presidente Draghi in uno step leggermente successivo. Perché? Perché il Presidente della Repubblica ha tentato di verificare la possibilità che il presidente uscente, in quel caso il presidente Conte, potesse comunque avere una maggioranza parlamentare. Sapete, poi ci sono delle forze politiche che si sono disallineate rispetto a questo progetto, e il Presidente della Repubblica ha tentato un'ultima chance, avendo già raccolto nel giro delle consultazioni i pareri di tutte le forze politiche in campo. Però ecco, ripeto questo concetto: nel caso di quello che è successo nel mese di febbraio, il Presidente della Repubblica ha prima tentato di vedere le carte, di verificare se ci fossero le condizioni per un proseguimento della stessa maggioranza. Nel momento in cui questa cosa è diventata impossibile, il Presidente della Repubblica ha indicato un'altra personalità, già dichiarando però che in caso di fallimento anche di quel tipo di tentativo avrebbe sciolto le Camere. Quindi secondo me si è mosso molto in linea con la Costituzione. E a volte si dice, no, l'ultimo governo eletto dagli italiani, l'ultimo presidente eletto dagli italiani è Tizio Caio.
In realtà la nostra Costituzione non prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Perché? Perché la nostra è una democrazia, una repubblica parlamentare. Quindi le maggioranze vanno trovate all'interno del Parlamento. Non esiste in alcun caso, ma magari in futuro esisterà, però oggi non esiste in alcun caso la possibilità di una elezione diretta del Presidente del Consiglio. Quindi quando a volte si dice l'ultimo Presidente del Consiglio eletto è stato Tizio, Caio e Sempronio, lo dicono anche parlamentari della mia parte, in realtà è una cosa abbastanza inesatta sulla base di quello che ci dice la Costituzione. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa alla risposta dell'onorevole? Io semplicemente la vorrei ringraziare della risposta e le volevo dire una cosa. Io non intendevo direttamente sul perché noi non votiamo direttamente il nostro Presidente del Consiglio, perché è semplicemente la nostra forma di governo funziona così, però attaccandomi al suo discorso appunto sul fatto che noi siamo una repubblica parlamentare, come abbiamo visto altre, non siamo l'unica repubblica parlamentare al mondo, ad esempio la Germania. L'unica differenza è che da loro il bicameralismo perfetto funziona con una camera alta e una camera bassa, che potremmo paragonare appunto al Senato come camera alta e alla Camera come appunto camera bassa. Come mai invece da noi si è optato per un bicameralismo perfetto in maniera del tutto speculare, la quale, come abbiamo visto più volte, ha portato a lunghissimi ritardi su decreti legge e su disegni di legge, perché venivano continuamente rimbalzati tra una Camera e un'altra, e anche dal fatto che, come lei stesso ha detto, a settembre è stato votato il referendum per appunto il taglio dei parlamentari, per permettere appunto un funzionamento più veloce del Parlamento stesso, invece di optare appunto per una riforma parlamentare che invece avesse portato ad un bicameralismo perfetto nel senso più umano, diciamo il termine, appunto su un modello, potremmo dire, tedesco. È molto corretto quello che dice Lorenzo. Diciamo, questa è la forma prevista all'interno della nostra Costituzione, probabilmente perché comunque uscivamo da un periodo di dittatura, quindi in cui erano state calpestate le libertà e le varie voci. Però ecco, il sistema bicamerale perfetto rappresenta un qualcosa di assolutamente perfettibile, quindi secondo me andranno fatti andranno introdotti dei correttivi in prospettiva, anche perché abbiamo visto che in sostanza non esistono delle differenze sostanziali tra Camera e Senato, se non che l'età dell'elezione dell'elettorato attivo e passivo. Tra l'altro è una forza politica, proprio in questi giorni sta molto spingendo per una legge costituzionale che porterà, nelle loro intenzioni, all'elezione e alla possibilità di avere l'elettorato attivo a 18 anni anche per il Senato. Quel punto veramente Camera e Senato diventerebbero totalmente un doppione. Questa è una delle cose che indubbiamente va risolta, al di là del merito e del, però la precedente idea di riforma costituzionale nella scorsa legislatura aveva in realtà portato ad una trasformazione importante del Senato, che sarebbe stato abolito e trasformato in una sorta di Camera delle Regioni, perché così come è attualmente impostato il nostro sistema, con due camere sostanzialmente identiche che fanno lo stesso lavoro, diciamo, questa è una cosa abbastanza unica nel panorama delle democrazie.
C'è qualche altra domanda? Nel frattempo vorrei porre io una domanda a voi ragazzi e a seguire la stessa domanda anche all'onorevole Battilocchio. Abbiamo proprio toccato in questo momento il tema dell'abbassamento dell'età dell'elettorato del Senato, ma c'è anche, sta nascendo, sta fomentando una discussione sul voto ai sedicenni. Io vorrei chiedere prima a voi ragazzi se vi sentite pronti per chi è, ovviamente ancora non ha compiuto 18 anni, quindi si trova nella fascia dai 16 ai 18 anni, a esprimere la vostra preferenza politica o amministrativa nel caso si parli delle elezioni dei comuni, e poi al termine l'onorevole Battilocchio per capire qual è la sua posizione e cosa pensa sotto questo punto di vista. Chi se la sente di rispondere? Qualche volontario? Altrimenti scelgo io a caso. Ok, no, Gaia. Posso parlare io, se volete. Prego. Allora, io sono Gaia D'Amico intanto. E per quanto riguarda il voto ai sedicenni, io ho 17 anni, ne compirò 18 a settembre, e onestamente penso che sono tendenzialmente portata ad essere contraria, nel senso che penso che la maggior parte in realtà dei sedicenni, ovviamente non vorrei generalizzare troppo, bisogna comunque tenere conto che ci sono delle eccezioni, e non si interessi ancora abbastanza di politica, è un problema che hanno già magari molti diciottenni, quindi a maggior ragione i sedicenni, e che sarebbe necessaria comunque fare maggiore informazione nelle scuole, educazione civica, eccetera, magari appunto promuoverla già nel corso di studi da un'età appunto più bassa, oppure secondo me non sarebbe così appropriato dare il voto ai sedicenni. Per come è strutturato adesso magari il sistema scolastico, anche se adesso abbiamo iniziato a fare qualche ora di educazione civica anche a scuola, secondo me non sarebbe così auspicabile. Grazie Gaia, si è prenotato Emanuele Perino. Emanuele, a te la parola. Sì, buonasera. A questo proposito, in accordo parzialmente comunque con la ragazza che è appena intervenuta, credo che la questione del voto ai sedicenni, cioè la questione del voto in generale, più che una questione anagrafica, sia una questione prettamente educativa. In questo senso, attualmente, in questo momento è sicuramente impossibile e sarebbe sconsiderato concedere, diciamo, il diritto di voto ai sedicenni, se così si può dire, ma bensì credo sia più appropriato fare una precedente riforma scolastica, soprattutto dal punto di vista informativo, cioè oltre a quella che è, diciamo, noi studenti del liceo, comunque ragazzi di che adesso siamo al quarto anno, quinto anno delle scuole superiori, abbiamo iniziato adesso, diciamo, a fare educazione civica, e tutte quelle che potevano essere le nozioni precedenti che già possedevamo le abbiamo dovute apprendere esternamente, e dunque è necessario assolutamente, se lo si vuole comunque concedere questo diritto dei voti ai sedicenni o non so, invece che piuttosto che ai diciottenni, è necessaria sicuramente una riforma scolastica sotto questo punto di vista, dal mio punto di vista. Grazie Emanuele, e ti chiedo gentilmente di abbassare la mano, si è prenotata Iris. Sì, buonasera a tutti. Anch'io, appunto, come i miei colleghi, condivido la loro opinione, perché a mio parere si parla appunto più di una riforma scolastica, quindi c'è bisogno effettivamente di più cittadinanza attiva e più attualità nelle scuole per poter dare agli alunni, a noi ragazzi, i mezzi giusti per poter decidere chi sono e chi saranno i nostri rappresentanti. Appunto, quindi non si parla solo di una semplicità anagrafica, ma di quali sono effettivamente i mezzi e le risorse che noi abbiamo per poter scegliere chi appunto ci rappresenta, e questo è l'importante. Anche appunto condivido molto quello che hanno detto i miei compagni, credo che sia un'idea condivisa da tanti, ecco. Grazie Iris, la parola a Lorenzo.
Sì, io vabbè, mi scuso per diciamo star monopolizzando questa lezione, però io sì da una parte mi trovo d'accordo con ciò che è stato detto in precedenza, ossia il fatto che io in primis non ho ancora compiuto il 16° anno d'età, lo compirò a gennaio, però secondo me come da una parte è sì sbagliato perché noi giovani, almeno non tutti, veniamo posti in un ambiente che ci porta a capire cosa sia la politica, a meno che appunto nel nostro circolo di amici o di parenti non ci sia qualcuno che ne è involto direttamente o indirettamente. Da un'altra parte però è interessante come proposta perché ci troveremmo in una situazione in cui le forze politiche di maggioranza, ma anche di minoranza, si troverebbero a dover fare politiche anche più improntate sui giovani. Appunto abbiamo visto ultimamente la grande polemica che sta uscendo fuori da ciò che è stato detto dal governo Draghi, specialmente dal ministro Bianchini, il quale sta creando una situazione molto fumosa sull'ambito degli esami, soprattutto sull'ambito di un possibile allungamento dell'anno scolastico. Io sono dell'idea che allungare il voto anche ai sedicenni, o comunque in generale alle persone più giovani che sono veramente gli unici che non sono totalmente rappresentati, perché sia per l'età sia anche per una concezione sociale non possiamo eleggere appunto i nostri rappresentanti, e tanto meno possiamo avere sindacati o un qualsiasi altro tipo di organo che ci permetta di dire la nostra. Secondo me potrebbe essere un'idea interessante perché ridisegnerebbe anche politicamente il Parlamento, perché sappiamo bene che determinate forze politiche, specialmente quelle più improntate a aspetti green o comunque a situazioni del genere, sono principalmente votate da un elettorato molto molto giovane. Però mi trovo del tutto d'accordo sull'idea che prima di tutto vada fatta una riforma scolastica che porti appunto al trasformare dell'educazione civica da una materia nella quale è prettamente teorica ad un qualcosa di più pratico per quanto si possa. La mia idea è quella prima di tutto di aggiungerla sin dalle scuole medie e poi trasformare l'idea di educazione civica da magari una verifica che può essere una verifica scritta sulla Costituzione a più che altro la formazione di un dibattito oppure di un testo, di scrivere un testo che poi andrà discusso, il quale può permettere anche di aprire le proprie idee politiche e farsi anche un'idea più chiara su come e chi governa il nostro paese. Grazie Lorenzo, c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo tema? Qualche altro volontario? Allora, in chat scrivono: bravo Lorenzo, condivido i tuoi pensieri. Qualcun altro? Allora lascio la parola. Allora Claudio, a te la parola. Sì, allora, io non posso attivare la webcam adesso. Comunque non c'è problema. Siamo passati dal dire che a scuola non si può parlare di politica ad avere il problema che i diciottenni devono andare a votare e non sanno cosa votare. Ora invece si è aggiunta questa materia, educazione alla cittadinanza, per portare i diciottenni a sapere cosa votare e bon. Ma volevo chiedere ad Alessandro Battolocchio cosa ne pensasse del fatto che in Italia soltanto il 50% dei cittadini aventi la possibilità di votare, aventi il diritto di voto, vanno a votare. Vanno a sollecitare questo diritto. Ad esempio, anche a settembre dell'anno scorso, soltanto il 53% dei cittadini sono andati a votare. Allora, grazie Claudio. E qualcun altro sul tema del voto ai sedicenni, prima di lasciare la parola all'onorevole? Qualche volontario? Ok, onorevole Battilocchio, lei la parola. Abbiamo raccolto un po' di considerazioni. No, ma tra l'altro tutte considerazioni molto condivisibili, nel senso che il voto ai sedicenni non è che deve essere una bandierina messa da un partito o da un altro partito su una conquista, ma deve essere un qualcosa che si inserisce all'interno di un processo più ampio. Quindi è giusto il riferimento che hanno fatto quasi tutti i ragazzi alla necessità di appunto aprire la scuola a delle forme reali di cittadinanza attiva prima di passare al discorso strettamente legato
alla fase veramente elettorale, quindi condivido veramente in pieno le e c'è il rischio che questa vicenda così venga un po' strumentalizzata. Questa non dovrebbe essere una questione di parte, ma dovrebbe essere una discussione così generale e condivisa. E la disaffezione rispetto al voto è un grande problema, perché nel momento in cui la politica si allontana dai cittadini, i rappresentanti si allontanano dai rappresentati, lo stesso concetto di democrazia subisce un affievolimento assolutamente da combattere. Uno dei punti è ovviamente legato ai meccanismi elettorali. Perché? Perché purtroppo abbiamo avuto nel tempo tutta una serie di meccanismi elettorali che hanno favorito le cosiddette liste bloccate in cui veniva tolto in sostanza ai cittadini il diritto di poter scegliere il proprio rappresentante. Nel tempo ci sono state tante leggi elettorali che sono andate in questa direzione. Probabilmente avrete sentito parlare del Porcellum, che venne definito tale proprio perché in sostanza era un meccanismo di non scelta, perché si votava per un partito e quel partito sceglieva poi l'ordine di elezione dei propri rappresentanti. Io credo che invece il meccanismo elettorale rappresenti non l'unico, ma un elemento importante per avvicinare nuovamente i cittadini ai rappresentati ai loro rappresentanti. E lo dimostra il fatto che, per esempio, quando si va al voto per le elezioni amministrative nei comuni, quindi dove c'è il rapporto diretto tra il candidato e il cittadino, le percentuali di voto sono assolutamente più alte. E io credo che questo debba essere anche un monito. Noi stiamo proprio in queste settimane tornando a parlare di legge elettorale, che rappresenta comunque la definizione della regola della democrazia all'interno della nostra Repubblica. Ebbene, nel momento in cui si parla di legge elettorale è basilare dare al cittadino la possibilità di scelta del proprio rappresentante, altrimenti si crea disaffezione. Grazie, si è prenotato per una domanda. Esatto, allora buongiorno, sono Valerio Stoemnov della seconda Digital Science del Buon Arroto di Trento. Allora, a parere mio, una cosa che si potrebbe fare, che non sono sicuro della fedibilità di questa notizia, però il problema non è tanto l'età della persona che vota, ma è la preparazione di questa persona, perché un ragazzo magari di 16 anni può essere molto più preparato di un adulto di magari 40 anni nel voto. Quindi magari mettere un test scritto in cui si vede quante conoscenze ha questa persona, quanta mentalità ha questa persona, perché sennò uno che non segue nulla di politica e magari vede un video di un politico che dice cose che la metà non la capisce, l'altra metà un attimino lo condivide, quando va a votare quella persona, perché è l'unica che ha sentito. Quindi mettere un, test, tra virgolette, in cui si vede se questa persona ha delle conoscenze basilari della politica, sa come funziona, in modo che quando va a votare sa quali sono i pro di quel politico, quali sono i contro e di tutti quanti, insomma. Cioè, sa farsi un suo ideale senza, non so, non mi vengono i termini, però questo, insomma. Grazie e onorevole. Sì, è un concetto importante, però mi sembra di difficile attuazione.
anche perché va un po' a cozzare con quello che è anche l'articolo 3 della Costituzione, quindi mi sembra un concetto importante e anche per molti aspetti condivisibile, però di assoluta difficile poi attuazione, perché il diritto di voto è comunque legato alla persona indipendentemente dalle caratteristiche individuali della persona, e questo porta in alcuni casi, per carità, a delle situazioni in cui il voto, che è una cosa importantissima, viene dato a volte con grande superficialità. Però prevedere un meccanismo tra virgolette di selezione dell'elettorato è un qualcosa, secondo me, incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione. Grazie. Oliver, vuoi aggiungere qualcosa o qualcun altro vuole intervenire? No, io ho finito così. Grazie. Però, allora, è uno spunto che ha senso, è una riflessione che ha molto senso. Allora, lascio la parola a Raffaele che si è prenotato per una domanda. Buonasera, scusate se non posso attivare la telecamera. Comunque, mi sentite? Sì, sì. Io condivido in parte il parere di Oliver, se non sbaglio. Io la penso in parte come l'onorevole, difendendo il fatto che il voto sia diritto di ogni cittadino. Però alla fine quello che dice Oliver, diciamo, si può vedere anche nella pratica. Evidentemente se il 50% degli italiani non va a votare, in sostanza si disinteressa, mentre l'altro 50% più o meno penso che si sia fatto un'idea. Poi mi volevo riallacciare a quello detto, alle cose dette dagli altri ragazzi, condividendo la mia esperienza. Io frequento un istituto tecnico e nel mio istituto si dà la possibilità di studiare diritto solo nel biennio, però alla fine bisogna scegliere una specializzazione che non permette la continuazione dello studio di questa materia. Però io penso, in sostanza, cioè condivido il parere generale degli altri dicendo che c'è bisogno di una vera materia, in modo che gli studenti possano non fare delle diciamo delle verifiche dal punto di vista orale o scritto, ma diciamo delle prove di dibattito, perché così si sviluppa il pensiero politico e così diciamo lo studente matura poi diciamo un suo pensiero. Può condividere cosa pensa un partito, come può non condividere quello che pensa un altro partito. Alla fine io penso solo che la scuola, che già si sta avvicinando, che già sta cercando di risolvere questo problema, penso che si debba impegnare molto di più, perché in sostanza, cioè, quest'anno l'hanno resa una materia, educazione civica, però comunque si dedicano ancora poche ore. Questo volevo dire. Poi avrei pure alcune domande da fare all'onorevole. Prego, Raffaele. La prima domanda è cosa ne pensa l'onorevole del referendum sulla riduzione dei parlamentari? Io, vabbè, sono una persona che da poco si è approcciata alla politica e da quello che... io sono andato pure a votare l'anno scorso. Però in sostanza, da quello che ho capito negli scorsi mesi, l'Italia c'è stato il referendum perché l'Italia si doveva un po' attenere al numero di parlamentari medio degli altri paesi. Quindi, essendo l'onorevole un ex parlamentare europeo, volevo sentire il suo parere. Poi un'altra domanda, posso farla anche dopo, che altrimenti accumulo troppe cose. Allora, prego onorevole. Allora, il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari
diciamo, ha portato a un risultato anche piuttosto netto, 70-30, e purtroppo però io temo che non ci sarà nessun miglioramento da un punto di vista funzionale, e soprattutto con una legge elettorale, con la legge elettorale vigente, ci sarà una riduzione degli spazi di rappresentanza per moltissimi territori, perché ovviamente è stato fatto un taglio, tra virgolette, lineare al numero dei deputati, soprattutto al numero dei senatori. Pertanto alcune regioni, soprattutto le regioni più piccole, molte province si troveranno con un dimezzamento della loro rappresentanza, e quindi se era parlato, se ricordate, nel corso del referendum, di tutta una serie di correttivi che sarebbero stati introdotti una volta approvata questa riduzione del numero dei parlamentari, in particolare legati al meccanismo elettorale, perché comunque sia, se vengono ridotti i parlamentari e non si modifica la legge rimane una legge in cui la possibilità di scelta è limitata, significa che ci sarà una crescente distanza che verrà a crearsi tra i territori e le istituzioni, e questo secondo me è un grave passo indietro, senza, ecco, fare una battaglia ideologica sul discorso del numero, che è stato più uno scalpo che è stato portato avanti rispetto alla realtà. Quindi, ecco, secondo me va vista con un po' di preoccupazione questa cosa, perché alla riduzione del numero dei parlamentari non c'è stato poi una introduzione di quei correttivi che pure erano stati annunciati. Quindi io vedo che al momento non c'è nessun miglioramento procedurale, cioè non è che sarà un Parlamento più agile, più spedito, sarà un Parlamento in cui probabilmente soprattutto i partiti più piccoli verranno rappresentati molto molto meno. Le commissioni vedranno un numero, diciamo, di partiti, soprattutto i più piccoli, esclusi da tante dinamiche. E poi dovete considerare che, per esempio, al Senato, essendo 200 senatori e ben 5 senatori eletti, cioè con la possibilità che vengano nominati, non eletti, dal Presidente della Repubblica, capite che si crea uno scompenso, per cui il ruolo anche del Presidente della Repubblica può nominare questi senatori che non vengono eletti ma vengono nominati dal Presidente della Repubblica per meriti, eccetera, eccetera, si crea uno scompenso che andrebbe corretto. Quindi, come dire, senza fare le barricate sul discorso del numero, io non vedo un miglioramento complessivo dell'organizzazione dei lavori parlamentari, anche perché altro convitato di pietra in tutta questa discussione è il regolamento di Camera e di Senato. I regolamenti della Camera e del Senato a volte hanno, diciamo, dei punti che sono fardelli che vengono dal passato e andrebbero molto molto aggiornati. Grazie onorevole. Raffaele, prima di darti la parola per una prossima domanda, facciamo un po' a turno. Si è prenotato Michele, la parola a Michele per una domanda. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Io volevo chiederle, visto anche le attuali, diciamo, polemiche e discussioni su questo tema, cosa ne pensa riguardo a esponenti politici che magari intrattengono rapporti con altri paesi stranieri del Medio Oriente, magari in cui non tutti i diritti vengono rispettati, anche se sono effettivamente rappresentanti dello Stato? È una domanda
importante, secondo me, si pone un po' qualche problema, si pone soprattutto nel periodo in cui noi siamo comunque rappresentanti degli italiani all'interno della Camera e del Senato, se abbiamo rapporti, soprattutto se questi rapporti sono di natura onerosa con paesi che diciamo si pongono un po' in antitesi rispetto ai principi di cui abbiamo parlato prima, può essere un problema. Sicuramente è un problema di opportunità politica che consiglierebbe di non avere questo tipo di approccio con alcuni paesi, soprattutto quelli in cui appunto alcuni dei diritti che sono contenuti all'interno della nostra carta costituzionale non vengono rispettati. Grazie onorevole, ne chiedo solo nelle prossime domande se è possibile attenerci grosso modo, so che i temi sono tanti, al discorso istituzionale e non scendere troppo nel politico. E Raffaele, a te la parola per la prossima domanda. Sì, grazie. Io penso che sia abbastanza attinente la prossima domanda. Una differenza per lo più di convenienza e quindi di efficacia tra un sistema un repubblicano parlamentare come il nostro ed un sistema parlamentare presidenziale come quello francese. Beh, diciamo sono due meccanismi diversi. Nel caso della nostra Repubblica Italiana, il perno è il Parlamento. Noi veniamo anche da una Costituzione che, come abbiamo visto prima, nasce dopo la fase della dittatura. Quindi il ruolo importante, basilare del Parlamento viene un po', come dire, evidenziato in tutta una serie di articoli. Nel caso della Repubblica Francese sappiamo che invece abbiamo una elezione diretta del Presidente della Repubblica, che in sostanza riceve una investitura popolare e quindi ha una possibilità di azione molto ampia. Da noi il perno è anche depositario del mandato popolare, è il Parlamento, sono Camera e Senato. Nel momento in cui anche il presidente più popolare, anche Draghi, che adesso ha la popolarità del 80%, nel momento in cui non ha la fiducia dei parlamentari che sono depositari del mandato elettorale, si arriva ad una crisi. Nel caso francese, il depositario del mandato e dell'investitura popolare è il Presidente della Repubblica, che poi nomina il Presidente del Consiglio. Quindi, come dire, c'è una questione di differenti depositari del mandato popolare, e chiaramente per alcuni aspetti il Parlamento, se non viene messo in condizione di lavorare in maniera celere, a volte fatica a portare avanti con la dovuta celerità i provvedimenti. Quindi da un punto di vista dell'efficienza sicuramente la nostra Repubblica ha bisogno di un pit stop che porti alla revisione di alcune norme e anche, lo ripeto, del discorso dei regolamenti parlamentari, che sono ancora troppo vetusti. Grazie onorevole. Allora, lasciamo lo spazio per un altro giro di domande prima di arrivare alla conclusione. Quindi, ragazzi, se avete qualsiasi tipo di dubbio su quello che ha detto l'onorevole in questa lezione, su qualsiasi altro dubbio che avete sul funzionamento della Repubblica, dell'Unione Europea,
è importante anche per le prossime appunto semifinali, perché come sapete il tema, la prova di educazione civica metterà grande parte su queste cose. Nel frattempo che vi preparate eventualmente per la prossima domanda, lascio la parola a Francesco del team social, chiedendo se c'è qualche intervento sui nostri canali social. Francesco, a te la parola. Onorevole, vuole aggiungere qualcosa? Oh no, è un'analisi del tutto condivisibile. E ricordate, ecco, che comunque sia, va ricordato che il referendum di conferma delle leggi di revisione costituzionale non ha bisogno di quorum, quindi in sostanza coloro che sono andati al voto per confermare questa modifica sono in realtà una minoranza del corpo elettorale nazionale. Però ecco, questo ha portato a questa modifica sostanziale senza un aggiornamento della legge elettorale, senza una revisione dei regolamenti parlamentari, quindi insomma è un qualcosa che desta un po' di preoccupazione, fa sorgere un po' di preoccupazione. Grazie onorevole, qualcun altro vuole fare delle domande per l'ultimo giro? Ok, non ci sono prenotazioni. No, c'è una prenotazione, due prenotazioni. Allora, do la parola a Gaia. Gaia D'Amico, prego. Salve, sì, scusi, stavo solo accendendo il microfono. Io volevo chiedere se, visto che era uscito il tema della riduzione con un test in qualche modo dell'elettorato attivo, che trovo un sacco interessante, che in realtà in parte appoggio, anche se, come ha detto l'onorevole, probabilmente sarebbe di difficile poi attuazione. Volevo chiedere se secondo lei sarebbe invece più possibile attuare una riduzione dell'elettorato passivo con un test, se secondo lei questa sarebbe, cioè potrebbe essere un'opzione invece più fattibile e sensata, che io dal mio punto di vista appoggerei. Diciamo che credo che la difficoltà sia legata allo stesso articolo 3 che abbiamo citato prima, quindi la possibilità data a chiunque di poter essere rappresentante delle istanze del momento in cui riceve il supporto elettorale. Però è chiaro che nel momento in cui si va a fare un lavoro molto tecnico, oltre che politico, è quello del parlamentare, che in sostanza ha il compito di diciamo impostare le leggi, probabilmente degli elementi di preparazione aiuterebbero. Sarebbe importante avere
ovviamente, però questo è un discorso, mi rendo molto, molto utopico e anche un po' così demagogico, sarebbe importante avere la maturità del corpo elettorale che, per esempio, sceglie come propri rappresentanti coloro che hanno un background di natura tecnica di un certo tipo, o magari voi, ciascuno di voi, se va sul sito Open Polis, può verificare la percentuale di presenza dei propri parlamentari. Quello dovrebbe essere uno degli elementi che in fase di scelta dei rappresentanti viene tenuto in considerazione. Quindi ecco, io credo che sicuramente lo spunto è interessante, però l'articolo 3 da questo punto di vista è molto ostativo. Tra l'altro, e concludo, io sono stato anche parlamentare europeo, ebbene i parlamentari europei, per esempio, negli altri stati hanno come prerequisito quello di conoscere molto bene le lingue. Inglese e francese sono un passaporto imprescindibile. Purtroppo, nel caso dell'Italia, negli anni abbiamo dato su questo aspetto uno spettacolo non proprio, come dire, virtuoso, che ci ha portato anche a perdere tutta una serie di treni e tutta una serie di opportunità. Quindi è uno spunto importante che però secondo me non potrà diventare un qualcosa di ostativo o previsto da una legge, ma che dovrebbe diventare, diciamo, parte della consapevolezza del corpo elettorale. Grazie. La parola a Marica. Sì, buonasera a tutti. Io volevo fare una domanda per quanto riguarda l'Unione Europea. Abbiamo parlato appunto prima di paesi che comunque hanno proposto di entrare nell'Unione Europea, ma esistono criteri specifici con i quali vengono accettate le candidature di paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione Europea? Sì, ci sono tre criteri che sono i cosiddetti criteri di Copenaghen che diciamo stabiliscono quelli che sono a grandi linee i capitoli che i differenti stati devono portare avanti per poter accedere all'Unione Europea. Esiste comunque, questo è importante saperlo, esiste comunque un diritto di veto degli stati, quindi adesso siamo 27 stati. Se uno stato, anche il più piccolo, anche Malta, Cipro, Lussemburgo, pone un veto sull'ingresso di un altro paese, ebbene questo paese non può entrare a far parte dell'Unione Europea. Però ecco, ci sono i criteri di Copenaghen che vanno a riguardare tematiche e economiche ovviamente, ma anche il rispetto dei diritti umani, anche tematiche di trasparenza, rapporto con la stampa, tutta una serie di ambiti che vengono toccati nella procedura di adesione, e gli stati che stanno facendo la procedura di adesione fanno un percorso che è un percorso condiviso con alcun veto da parte di alcuno Stato, li porta all'ingresso all'interno dell'Unione. E attenzione, è basilare su questo che ci sia una stessa visione all'interno del Consiglio europeo, quindi dove sono rappresentati i governi di tutti gli stati, e poi è indispensabile che ci sia un placet da parte del Parlamento europeo, che come sapete è l'unica istituzione europea che ha una legittimazione democratica diretta con il voto dei cittadini, che dal 1979 è un voto diretto, è l'unica istituzione europea che viene direttamente eletta dai cittadini europei. Quindi Consiglio, paese che inizia il percorso, criteri di Copenaghen,
consiglio che dà, diciamo, il placet finale e il Parlamento europeo che suggella questa scelta. Ok, grazie. Emanuele, prego. Buon pomeriggio nuovamente. Innanzitutto volevo ringraziare l'onorevole per l'intervento e per la precisazione sul Presidente del Consiglio dei Ministri che non viene eletto dal popolo, appunto viene nominato Presidente della Repubblica, perché nel dibattito soprattutto comune non è una cosa, diciamo, banale ed è molto importante sottolinearlo. Invece, alla luce di tutto ciò che si è detto sulla riforma per il taglio dei parlamentari, sul referendum che è stato appunto approvato dal popolo, e comunque tralasciando quella che fu la questione politica, prima abbiamo parlato del referendum del 4 dicembre del 2016, tralasciando quella che fu la questione politica creata da Renzi, il se perdo mi dimetto, eccetera, volevo chiedere all'onorevole se secondo lui quella riforma costituzionale fosse più corretta e più, diciamo, funzionale in questo senso, nel merito, rispetto a quella approvata poco tempo fa. Allora, diciamo che la riforma che aveva proposto Renzi era una riforma organica, condivisibile o meno, ma una riforma organica, che parlava di abolizione del Senato, abolizione del CNEL e diverse ripartizioni di competenze in alcuni ambiti. Era una riforma comunque organica, una visione di paese che poi è stata comunque bocciata dall'elettorato, però era una visione organica. Nel caso di questa riforma è un intervento chirurgico sulla Costituzione. Vengono sostanzialmente cambiati i numeri dei deputati e i numeri dei senatori. Finish. Non ci sono nuove, diciamo, disposizioni in materia di procedure, in materia di competenze. Quindi la riforma di allora era una riforma sicuramente più complessiva e più organica, però poi è stata bocciata. La riforma ultima era semplicemente un intervento chirurgico sulla Costituzione per diciamo, modificare solamente i numeri dei rappresentanti del popolo alla Camera e al Senato. Grazie, grazie onorevole. Se c'è qualche altra domanda? Non ci sono più prenotazioni. Quindi ora, prima di passare alle conclusioni, alle ultime cose tecniche che vi avevo anticipato, che diremo sulle Olimpiadi, vorrei sapere se l'onorevole vuole dire qualcosa in conclusione. No, io ringrazio i ragazzi perché abbiamo fatto due ore di chiacchierata interattiva, dinamica, in cui, ecco, avete tra l'altro toccato tutta una serie di punti che sicuramente erano degli spunti molto molto interessanti. Vi faccio un bocca al lupo per il concorso innanzitutto, e sarà per me un piacere. Poi le modalità le indicherà Daniele, e sarà per me un piacere ospitare i vincitori magari dopo l'estate alla Camera per una giornata, e soprattutto però, ecco, vi faccio in bocca al lupo per il vostro impegno scolastico, anche perché, diciamo, siete comunque coloro che stanno vivendo probabilmente con maggiore disagio questa fase, quindi tenete duro perché, ecco, stiamo per tornare alla normalità, speriamo che dopo l'estate torneremo più forti e più decisi di prima. C'era qualcuno che voleva intervenire? No? Allora, io ringrazio nuovamente l'onorevole a nome anche di tutto il comitato organizzativo, perché è stata molto, molto interessante questa lezione, e sono certo che è stata molto, molto apprezzata da tutti. Grazie ancora per la disponibilità. Grazie a voi.
Allora, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ora ricondividerò in chat il link per il registro presenze per firmare l'uscita. Lo deve rifirmare anche chi ha già firmato, ha già indicato l'uscita all'inizio, perché verranno prese in considerazione solo da questo momento in poi. E poi, ecco qua, quindi mi raccomando, per chi necessita dell'attestato di frequenza, in questo momento va compilata l'uscita dalla riunione. Chi ha, dopo che avete firmato, chi non fa parte, chi non dovrà affrontare le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento il prossimo aprile, se vuole, può abbandonare la webinar, e vi ringraziamo per la partecipazione. Per quanto riguarda invece docenti e alunni che dovranno affrontare a breve le semifinali, alcune considerazioni, alcuni suggerimenti molto importanti. Vi invitiamo, per chi non l'avesse già fatto, a leggere il comunicato che è presente in un page sul sito, il comunicato OCT 12 semifinali 01, dove ci sono alcune indicazioni molto importanti, tra cui delle scadenze. Le scadenze più imminenti sono quelle del 31 marzo, perché il 31 marzo scade il termine per compilare, inviare la liberatoria del dirigente scolastico, quindi questa è una cosa che riguarda più il corpo docente, e scade poi il termine per fare l'assegnazione prove. Quindi, come sapete, ognuno di voi dovrà sostenere una diversa prova. È importantissimo arrivare al giorno delle semifinali, che si svolgeranno il 14 aprile dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, con dei dispositivi perfettamente funzionanti. Quindi sta a voi accertarvi che il dispositivo dalla quale svolgerete la prova abbia telecamera, microfono e audio funzionanti. Diversamente, purtroppo, non sarà possibile, non sarà consentito svolgere quella prova. Quindi mi raccomando, rispettate le scadenze che sono fissate al 31 marzo anche per eventuali sostituzioni, perché vi ricordiamo che è necessario svolgere la prova in 6, se qualcuno non può essere sostituito entro il 31 marzo, dopodiché il regolamento prevede delle penalità nel caso in cui la squadra svolga la prova in 5, quindi uno è costretto a svolgere due prove, o svolga la prova in 4, quindi qualcuno, due di voi sono costretti a svolgere una doppia prova. Detto questo, vi ringrazio a nome di tutto il comitato organizzativo per la partecipazione. Vi ricordo che è prevista una successiva webinar proprio il 31 marzo, dove il tema sarà la leadership, anche quella molto importante, molto interessante, vi invitiamo a partecipare. E se non avete ulteriori domande, vi saluto. Grazie a tutti. Io avrei solo una domanda, un chiarimento. Quindi quando dobbiamo inserire l'orario, dobbiamo inserire adesso soltanto quello di uscita o anche quello di entrata? Solamente quello di uscita. Ah, va bene, certo. Va bene, grazie. Ma è necessario per tutti fare questa compilazione del registro? Solamente per chi necessita ricevere l'attestato di frequenza. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi. Se non ci sono domande, vi saluto. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie. No, io avevo una domanda. Prego. Riguarda i dispositivi, lei ha detto di avere microfono e videocamera funzionante, però io volevo chiedere su quale piattaforma verrà svolta la prova, se un'app a parte o sempre Google Meet? Google Meet. Ah, ok, grazie mille. Allora, Roberta Raffaele, se non sbaglio, si era prenotato? Sì, volevo sapere se... Potevate ripetere la data e l'orario della prova? Allora, quello come previsto dal regolamento, tra l'altro è anche dal comunicato, vi suggerisco proprio di leggerlo, è importante in ogni dettaglio. Si svolgerà il 14 aprile dalle ore 8 alle ore 17. Ok. No, sapete perché? Perché nel regolamento c'era scritto una data tra il 7 e il 14. Sì, poi nel comunicato pubblicato in home page c'è proprio la specifica sul 14, quindi è fondamentale leggere quel comunicato perché ci sono tante indicazioni importanti sulla prova. Va bene, la ringrazio. Prego, Emanuele. Sì, volevo chiederle se mi conferma il fatto che non si possono indossare auricolari, neppure collegati al computer o al telefono, quello che sia. Confermo, non sarà consentito utilizzare auricolari.
Francesca, prego. Sì, mi scusi, buonasera. Senta, una curiosità. Allora, io sono una docente, desideravo sapere, i ragazzi devono essere in presenza necessariamente oppure anche, perché noi alterniamo settimane in presenza e settimane in DAD. Ecco, volevo questo chiarimento, per piacere. La prova è fattibile sia in presenza a scuola che in DAD, chi è a casa. Ah, ok, va bene, grazie infinite. Prego, grazie a lei. E Riccardo Esposito, si era prenotato? Sì, volevo sapere, la prova dalle 8 alle? L'intera giornata di semifinali si svolgerà dalle 8 alle 17, nei prossimi giorni prima dello svolgimento delle semifinali sarà divulgato il calendario con le varie prove. Va bene, grazie. Altre domande? Vedo che ancora Raffaele, se non sbaglio. Scusate, Raffaele. Di nuovo. Per quanto riguarda la fornitura dei cartellini ai capitani. Sì, quello sono cartellini che dovete stampare. Voi e quando ci verranno forniti? Sono già nel comunicato. Va bene, grazie mille. Prego. Marica. Ok, ci sono. E le volevo fare una domanda. Il mio gruppo aveva inviato un'email alla segreteria, ma la segreteria poi risponderà nel caso? Quindi è attiva? Sì, certamente. Sia la segreteria nord, la segreteria dell'area centro e la segreteria dell'area sud sono attive, e anche quella dell'area Sicilia. Quindi a qualsiasi iscritto ti risponderanno i problemi. Se posso chiederti da quale regione provieni? Così Puglia. Puglia. Quindi il sud. Sollecitiamo la regione. Per quanto riguarda alcuni chiarimenti sulle materie. Ok, avevamo dei dubbi per quanto riguarda la prova musicale, se si intendesse magari una ragazza che suona uno strumento o una domanda, magari domande generali per quanto riguarda la musica o canzoni o cose del genere. Ok, quella non sarà una prova di ascolto musicale, ma sarà una prova a risposta multipla. In ogni caso, ovviamente, la segreteria poi ti risponderà con le indicazioni anche della commissione e successivamente nel corso anche dei giorni che seguiranno usciranno altri comunicati e nel corso delle dirette che ogni settimana fa il nostro team social su Facebook e su YouTube nel programma che si chiama CT Talks, piano piano verranno date sempre indicazioni, quindi vi invitiamo anche a seguirle. E Riccardo, non so se avevi ancora la mano alzata da prima, vuoi fare un'altra domanda? Così come la professoressa... Ok, professoressa Licosi, anche lei vuole fare una domanda o ancora la mano alzata da prima? No, va benissimo. Io purtroppo devo andare perché ho un altro impegno scolastico. Certamente, grazie per la partecipazione. Grazie di tutto, buonasera, grazie, è stato molto interessante, buonasera. Ragazzi, se non ci sono altre domande, tutto chiaro, allora in bocca al lupo veramente per le semifinali, mettetecela tutta e speriamo che in futuro possiamo vederci anche in presenza. Grazie ancora, vi aspettiamo per le dirette di OCT Talks e per la prossima webinar. Arrivederci.